Sold. Sold. Per quanto deve andare? Tutti per sempre. Fino a che continuiamo a giocare al What's My Value. Okay. Sia FIFA 22 version, sia normal. Normale. Version. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Almeno 6.000 mi piace, entra a mezzanotte, mi venga a controllare a mezzanotte meno un minuto. Se arrivano al prossimo episodio finalmente, vi diamo i risultati. O comunque appena arriveranno 6.000 mi piace, arriverà comunque un nuovo episodio su FIFA 22, ma anche un altro di quello normale. A quanti episodi stiamo? Non botto. Iscrivetevi, attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Continuate a fare una fatica immensa. Mi riferisco al 40% di voi che non è iscritta, ma se guarda i video tutti i giorni, così non restate aggiornati. Alcuni video ve li perdete. Se vi iscrivete, attivate la campanella, ogni volta che pubblichiamo sul cellulare vi arriva la notifica e non vi perdete assolutamente nulla. Sempre aggiornati. Ci abbiamo altri due canali YouTube, li trovate in descrizione o compariranno qui durante il video. Se volete restare sempre aggiornati sul mondo del calcio, sulla vostra squadra del cuore, sul calciomercato, su tutto quello che volete, c'è un modo completamente gratuito per farlo. Passate sul link in descrizione, ragazzi, andate a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Da pochissimo sono disponibili anche gli highlights delle partite di Serie B, oltre agli highlights delle partite di Serie A, esatto. E di tutto e di più. Trovate tutto in descrizione. Vai. Ha! Ha! Hai fatto malissimo, vai. Ha! Non Serie A, FIFA 22 version. Andate a recuperare la vergogna dell'ultimo episodio, la vergogna di quello ancora prima, la vergogna da quando abbiamo cominciato. Sì. Vai. Comincio io. Sì. Allora, Houssem Aouar 81 contro Jules Koundé. Allora, il problema di Koundé è che è un bel giocatore. Sì. Giovane, se non mi sbaglio. E non ho la più pallida idea di quanto possa avere overall. Perché è lo stesso ragionamento che viene fatto da Aouar, che ha 81. Ma Aouar ce l'hai scoperto, ovviamente. Esatto. Quindi? Credo che Koundé possa essere anche un 82. 83. Ok. Lars Stindl. Ti è già capitato in passato? Non ricordo, devo essere sincero. Lui non ricorda mai, poi clicca e è sempre verde. Credo però che possa essere leggermente più basso, 82. Lucas Hernandez. Ecco, questo è a trabocchetto. Più che altro perché ricordo più che altro l'overall di PES, di football, e non quello di FIFA. Quindi? Mi sembra che su FIFA ci abbiano però il più basso rispetto a certe volte sfarfallano tra PES e FIFA, ragazzi miei. Non so mai, ovviamente identici, no? Però Lucas Hernandez, l'oscillazione c'è solitamente. Sì, però Lucas Hernandez è Lucas Hernandez. Quindi? Credo che almeno un 83 possa essere. Non mi ricordavo che era 83, quindi almeno. Ma tu sei sempre la solita chiappa. Sergej Milinkovic 85. Sì, sei già a 5. E siamo sì a 5. No, Bruno a 4, Fernandes a 4, ecco, adesso sì a 5, hai detto bene. Adesso ci stiamo. 88. Federico Valverde, c'ha un bello overall, mi sembra 83. E infatti è 83. Sicuramente più basso. Veramente Val Blancos, se proprio vogliamo dirla tutta. Che andiamo avanti. Ignobile. Se non giocava al Sassuolo, no? Certo, sì. Radamel Falcao più basso, è calato parecchio l'overall del Tigre, magari si chiamava, non mi ricordo. Rafinha. Sì. Sgraffigna. È rapigna. No, è una rapina piccola. Una rapina, sì. Esatto. Bella domanda pure questa. Qua posso puntare sulla statistica. Se inverti diventa piragna. Certo, è l'anagramma de piragna, sa. Vai. Per la statistica penso possa essere leggermente più alto del 78. 82. Ci stava pure a pensare. No, veramente non sapevo quanto era. Io non avevo dubbio alcuno, vai. Thomas Meunier. Avevo letto Thomas Neuer. Dico, mo da dove è uscito Neuer al Borussia? Thomas Meunier. Potrebbe essere identico addirittura. Guarda, no, qua sto proprio in difficoltà. Quindi? No. Non esulto perché hai fatto 8. No, devo essere sincero, no. Devo farne 8 pure io. Vai. Nuno Mendes, Papu Gomez.
Che fai così? Cioè, che fai così? Che? Stavo a pensare. Cazzo, 85. Per un attimo, non so perché ho pensato al passare. Sì, 78. Vabbè. Che la dezieta. Più basso. No. 79? Più alto. So due. Più alto l'85. Aspetta. No, fermate. Allora, resettiamo il cervello. Non, no. L'impulsività a questo gioco non fa bene a me stesso. Allora, Declan Rice, giocatore pazzesco. Declan Rice, giocatore che ha una valutazione pazzesca. Sì. Su Transfer Market, 70 sì. milioni di euro. Ma se non mi ricordo male, t'era uscito a te e io t'avevo detto: ma tu te stai rendendo conto che valutazione che c'ha questo? Che dislivello tra la valutazione de mercato e l'overall de FIFA? Però mi pare che fosse tipo 80-81. Mi pare. 82. Ok. 80. Che per vale 70 milioni, era 82 è una vergogna. Molto più semplice di quello che credi. Perché tipo Milinkovic Savic, che è passato prima, 85, che vale presso a poco ancora, una settantina, ipotizzo. Sì. Rudiger credo sia un po' più alto. Sei andato, ma la sua rischiata. Sei andato proprio. Ma la sua rischiata. Perché io Giovannino Felicetto, allora sto a 4. Giovannino Felicetto. Senti, io ipotizzo almeno 80. È calato. Te dico la verità, l'avrei sbagliata pure io. Io penso, io pure avrei detto almeno 84. Ma me lo fanno a Fabio! Fabio! Ma me lo fanno apposta! Dai, a te queste cose non capitano, Fabio! Ma che vuoi, ma che vergogna ogni volta! Tanto stiamo sempre a parlare della stessa cosa, oh! È incredibile! 1-0 per te! 1-0 per te, 1-0 per la corruzione! 1-0! Mamma mia, oh! 83 a fare! Sì, proseguiamo, vai, una è regalata, vai! Cogliori contro Sergi Roberto. Più basso. Ragazzi, non è umanamente possibile, però ogni volta giocare con te a ste condizioni, per cortesia, oh. Didi, se non mi ricordo male, c'ha un bel overall 85, me lo ricordavo bene. Vale pure un sacco, te sono una 51. Alejandro Grimaldo, ogni volta capita, ogni volta me lo scordo. Sistematicamente. Però parliamo di un giocatore che se ci avesse avuto almeno 85 overall, penso che risalta un po' più all'occhio. Quindi penso sia più basso. Ma va. 82. Però non è poco l'overall sì. Giovanni Mato, vai. Giovanni Mata penso che sia più basso. 79-80. 78 addirittura, è calato ancora un pochino. Jan Sommer più alto, perché c'ha un bello overall. È uno dei portieri più forti su FIFA, anche se mi sa pure lui. Declan Rice più basso, ma tanto me lo ricordavo, 82. Kai Havertz direi più alto, 84. Fermate. Quelli che capitano a lui, io ho occhi chiusi. Ragazzi, va, proprio seguo passo passo, anticipo mentalmente. Io, mi capitassero quelli che fai tu, sì, farei sì, 70. Certo. Fai quelli che faccio io, sì, faccio sì, due. Due, vai. Raheem Sterling, direi più alto, 88 addirittura, sì. Però di Raheem Sterling. Guarda, c'è. Cioè, Iago Aspas. E quanto può essere forte, ma insomma, 88 sono pochi. Attenzione. Aia. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Io penso che come overall stiamo là. Cioè questo può essere 83, 83 84, 84, 85. Questo può essere. Quindi? Bella domanda. Sarà calato l'overall di Insigne? Non so perché io associo Lorenzo Insigne a un overall 85. addirittura. Hussein Aouar più basso, 81. Andiamo avanti. Timo Werner più alto, 84. Il mio destino è segnato. Diego Godin, 80. Il mio destino è segnato. Siamo a 13. Pedro Neto. Peto. Pedro Neto. Pedro Peto. Ah! E mai fatto 13. Non è poco, non è poco. Super Enalotto.
No, scusa, Sammy Abraham. 13 si faceva al Totocalcio. Totocalcio, Supercalcio. Cioè giocava nonno, ti ricordi quando si faceva il schedule al Totocalcio? L'epoca quello esisteva, ragazzi. Certo. Sammy Abraham, Jadon Sancho. Ma no, se, per un attimo. A numeri invertiti. No, proprio. No, ma per un attimo avevo letto il nome di Jadon Sancho al contrario. Dico, ma chi è Oknaz Nodnaz? Ma chi è? Ma quanto c'ha? Ginter. No, dai. Vabbè, dai, 84. Ammazza, però non vabbè, è. Vabbè, sì, non immaginavo è... quello, ma non è 86. Poco. Diogo Jota. Diogo Jota. Hai fatto 13. Supererà. Sì, ancora questo supererà. Toto calcio. Diogo Jota. Stiamo là. Io propendo un po' a ribasso. La mia paura è che possa stare sul filo del rasoio e sia identico. La paura è quella. Più basso è 83, forse pure 82. Ma potrebbe tranquillamente essere 84. Anche se non mi meraviglierei qualora fosse 85. È inutile che ci giro, che ci penso. Ok, va bene, andiamo avanti. Era giusto. 88? 88. Ok, se presume che almeno un'altra l'ho fatta. Gabriel Martinelli. Martiuccelli, ovviamente. 76. Quindi si è preso un cioè che non successivo. Capitano mai. Kimpembe sarà 80. 3. 83. Sì, ma arrivacci a 3. Andrea Belotti. Andrea Belotti. Qua non c'hai manco la scusa perché tu no, sei no, la serie. Ma Belotti, ma chi se lo incu. Ho capito. Ma chi se lo incu. A parte che gioco a FIFA da due mesi. Vabbè, uno è uguale, però. E due, Belotti, ma chi se lo incu. Ve lo dico proprio con tutta onestà, no? Non è se fate Ultimate Team andate a comprare, manca all'inizio mi più Belotti, manco se mi capita, ci ometto. Andrea Belotti. Può essere 84, 83 o anche 82, non mi meraviglierei. Però dai, Belotti 82. Belotti 82. O è 80. Reparo. Reparo. 84 mi sa che è troppo. Voglio rischiare. No. Più alto proprio no. Più alto proprio no. Non dove. No, hai proprio sbagliato. Fabio. No, più alto. 80, Fabio 81! Raga, 81! Raga, ma Belotti non è più Belotti da 2 anni. Ho capito, 81 fa! Eppure tu te la sei andata proprio a cercare, eh? Te la sei andata a cercare la mezza. Che credevo ancora fortemente in... Niente, 2-0. Vuoi che te do l'ultima possibilità? No, cioè... È inutile. C'è rinu... Ci marendo così. C'è rinu... Ci riprova la prossima. Cioè ragazzi io guarda. È rimasto scottato. Guarda, non lo dico manco più, non c'è il cuore di chi lotta. Sto filo della mignola. Primo perché la madre è la stessa. E secondo perché tanto è inutile. Perché tanto come da giri da giri. Te le dice sempre lo dissi già due episodi fa. Sono veramente, guarda, completamente scarico. Non puoi continuare, cioè, a lottare. Anzi, le palle me le porto in giro con la cariola, ormai, quando penso a what's my value. Non puoi lottare contro qualcosa che non puoi battere. Ciao. Ciao. Ciao.